Buongiorno, siccome stanotte il voto è avvenuto molto tardi e non c'è stata quindi l'occasione per commentarlo, per dare un messaggio, il messaggio lo voglio dare adesso perché ritengo che il voto di fiducia che questa notte sulla legge di stabilità la nuova maggioranza di governo ha ottenuto è un voto di fiducia con un risultato molto significativo e molto importante. 171 a 135 rappresenta un risultato molto importante che ci dà forza, coesione e ci dà prospettiva per tutto il 2014. Mi preme qui sottolineare innanzitutto alcuni punti proprio sui numeri, sulle cifre. 171 a 135. 171 è un numero che rappresenta un numero molto elevato, come tranne in un caso nemmeno il governo Berlusconi ha mai preso negli anni scorsi, nel senso che il governo Berlusconi ha ottenuto una fiducia più larga di 171 con il Porcellum quando è nato nel 2008, che ha ottenuto 173 voti. Tutte le altre volte il numero di voti di fiducia è stato inferiore. Quindi 171 da parte del Senato ieri rappresenta una fiducia importante, significativa, che rafforza il governo con, ripeto, un numero e dei numeri che ci incoraggiano ad andare avanti e sono più larghi di quanto la rappresentazione mediatica che voleva ridurre il tutto a 2-3 senatori di margine voleva fare. Non è così, è tutt'altro che un numero risicato, è un numero come quelli che ha avuto Berlusconi tra il 2008 e in quella legislatura. E quindi se Forza Italia dice che è una maggioranza risicata questa, con la stessa logica dovrebbe dire che la maggioranza che ebbe Berlusconi nel 2008 era una maggioranza risicata. Invece è una maggioranza larga, una maggioranza importante, una maggioranza soprattutto che ha fatto stanotte chiarezza, perché è una maggioranza oggi più forte, perché più unita e più coesa. E il messaggio che io voglio dare è molto semplice, non voglio aggiungere molte cose, è che userò questa forza nei prossimi tempi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, userò questa forza per accelerare il percorso di riforme, perché il Paese ne ha bisogno. Il voto di ieri, di stanotte, o meglio perché è avvenuto a 00:50, quindi era già oggi, è un voto sul passaggio della legge di stabilità al Senato ed è un voto su un passaggio che ha migliorato la legge di stabilità su alcuni aspetti importanti, l'ha resa sicuramente più equa e l'ha resa più attenta ad alcuni aspetti importanti sul terreno soprattutto della crescita. Quindi io considero il fatto che il passaggio alla Camera, che inizia adesso, della legge di stabilità possa ulteriormente migliorarla e sono convinto che questa maggiore forza che oggi il Governo ha è una forza che useremo e che ci renderà in grado di applicare riforme con la forza e la determinazione che ci è richiesta e che è assolutamente necessaria. E quindi voglio cogliere questa occasione per ringraziare di cuore i 171 senatori che ci hanno dato una maggioranza larga, esattamente larga come quelle che ebbe il governo Berlusconi nella legislatura 2008. Credo che questo messaggio e questo segnale da parte mia fosse dovuto e necessario per evitare che partisse un sentimento che da alcune parti è stato fatto crescere, di dare l'idea che adesso i numeri sono numeri insufficienti. I numeri sono quelli giusti e sono numeri più forti e più coesi. Userò questa forza e questa coesione per applicare con maggiore rapidità e determinazione il programma che abbiamo per far ripartire il Paese. Ci sono domande? Prego.
Buongiorno Presidente, cambia necessariamente la formula delle larghe intese secondo lei col mutare ovviamente della composizione della maggioranza? No, per quanto mi riguarda c'è un governo più forte e più coeso, ma rimane un governo sostenuto da partiti politici che hanno fatto quello che stanno facendo adesso in Germania, cioè una grande coalizione, quello che è stato fatto in Austria, quello che hanno fatto in Finlandia, quello che hanno fatto in Irlanda, cioè governi che sono necessitati da una situazione assolutamente straordinaria, qual è quella che con il risultato elettorale del febbraio dell'anno scorso è emersa. Oggi c'è più forza e più coesione perché gli scarti dei 7 mesi scorsi, gli scarti, gli scontri, tutto quello che è avvenuto oggi mi sembra sia diciamo dietro le nostre spalle e possiamo lavorare, ripeto, con molta maggiore unità e coesione attorno agli obiettivi che sono quelli della crescita e dell'equità. Buongiorno Presidente, con la nuova maggioranza qual è l'orizzonte temporale del suo esecutivo? L'orizzonte temporale non cambia, è quello del voto di fiducia del 29 aprile. Ma ci sono le condizioni per un governo di legislatura, secondo lei? Le ho appena detto, l'orizzonte temporale non cambia, è quello che è rimasto il 29, rispetto a quello del 29 aprile di quest'anno. Quindi rimaniamo su quel solco con maggiore impegno e determinazione ad applicare quel programma. Sono Emsi del Wall Street Journal. Volevo sapere, adesso la scelta civica avrà più relativa forza dentro il Senato e loro hanno proposto una specie di contratto di coalizione che sarebbe anche il caso della coalizione da lei appena citata del governo tedesco. Lei pensa che questo tipo di formulario potrebbe far parte del suo governo andando avanti? Nei prossimi giorni avrò modo di discutere con tutti i diversi rappresentanti della coalizione. Ovviamente adesso abbiamo bisogno di concludere i provvedimenti che sono all'esame del Parlamento, in particolare l'esigenza principale è quella di concludere alla Camera la legge di stabilità nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi incontrerò tutti i rappresentanti delle forze politiche e insieme stabiliremo il percorso per mettere a punto questa maggiore coesione e questa maggiore collegialità. Quindi non le posso dire quale sarà la strada perché voglio confrontarmi con tutte le forze politiche che stanotte hanno deciso di sostenere il governo. Andrew Friday, Bloomberg. Come cambierà l'impostazione del governo rispetto alle politiche pratiche con l'uscita di Berlusconi e i suoi 62 senatori? Ha detto che il programma non cambia ad aprile. Perché non cambia, visto che ci sono nuove pesi relativi nella maggioranza? E come farà, che tipo di raffinazione farà con consultazione con un raffinamento, se lei pensa di raffinare lo scopo del governo con un giro di consultazioni? Ovviamente, diciamo, riprendo la domanda di prima, ho intenzione di fare in questi giorni, in queste settimane, un giro di consultazioni. Ovviamente questo giro di consultazioni non lo posso completare se non dopo l'8 dicembre, per motivi evidenti, e questo giro di consultazioni mi darà il quadro di quali saranno le forme, i modi con i quali incarnare ecco, questo senso di rafforzamento che oggi col voto di stanotte ho voluto evidenziare, rafforzamento dovuto alla maggiore unità e coesione. Ho detto che il campo del programma nel quale operiamo è quello del voto di fiducia del 29 di aprile, ma ovviamente di quel programma abbiamo accelerato alcune cose in questi 7 mesi, ce ne saranno altre da accelerare nel prossimo anno, quindi sarà un percorso che faremo collegialmente con coloro che hanno sostenuto il governo stanotte.
Buongiorno Presidente, Boris Mantova, Radio Monte Carlo. Proprio tre flash le chiedo, anzitutto se pensa che il provvedimento sulle pensioni d'oro, in realtà già ci aveva provato come lei sa il governo Monti, possa essere definito incostituzionale nuovamente. Poi rispetto a Renzi che le ha chiesto di usare le sue idee oppure termina l'esperienza di governo, infine se secondo lei questa sera cambia la storia della politica italiana e come cambia con l'uscita di scena di Berlusconi. Grazie. Su stasera non voglio commentare in nessun modo, perché la cosa, ripeto, in questi mesi, in questi quattro mesi, anzi in questi sette mesi, ho sempre mantenuto un punto netto sulla separazione tra le vicende e lo voglio mantenere anche oggi, quindi nessun commento su questo. Sul resto, appunto, il giorno dopo le primarie del PD mi confronterò e sono convinto che sarà un confronto positivo col nuovo segretario del Partito Democratico. E, io penso che si possa superare con la nuova formulazione il problema di incostituzionalità. Ritengo che l'inserimento di un principio di reddito minimo contro la povertà estrema che c'è nel nostro Paese rappresenti uno dei passi positivi del passaggio al Senato della legge di stabilità e sono convinto che possa funzionare il meccanismo che è stato trovato, perché un contributo di solidarietà da parte delle cosiddette pensioni d'oro può essere fatto in questo modo, un modo per superare i rischi di incostituzionalità che già sono stati applicati su precedenti provvedimenti. Salve Presidente, Martina Proietti, La Sette, La Gabbia. Ieri notte il suo governo ha ottenuto la fiducia su una legge di stabilità che né le parti sociali e i lavoratori né le imprese Confindustria vogliono. Lei è così sicuro di poter dire senza imbarazzo che la sua maggioranza è più forte? Le assicuro che non ho nessun imbarazzo, anzi sono convinto che sia così. La maggioranza è più forte perché è più unita e più coesa e io userò questa maggiore forza, la voglio usare assolutamente, perché i problemi del Paese sono tutti lì. Sono problemi gravi, seri, a partire dalla disoccupazione così evidente, dalla crisi sociale che è così forte. Quindi per quanto mi riguarda ho soltanto determinazione davanti per cercare di affrontare al meglio e di usare al meglio questa maggiore forza che oggi c'è. Luca Moriconi, Rai News 24. Tra le accelerazioni è prevista anche quella sulla legge elettorale, Napolitano la sta chiedendo ormai da tempo. Beh, sicuramente con gli shareholders della maggioranza di stanotte discuteremo anche della partita legge, riforme costituzionali, riforme istituzionali, legge elettorale. Presidente, Antonino Monteleone, Piazza Pulita, La Sette. Io volevo capire una cosa: quando ha parlato l'ultima volta con Berlusconi, le aveva prospettato questa decisione di staccarsi dalla maggioranza in caso di voto sulla decadenza? Soprattutto se riuscirete a fare una legge elettorale senza il consenso di un pezzo importante del gruppo di centrodestra, e soprattutto questo governo andrà avanti con una nuova formazione che si dichiara apertamente alleata di Forza Italia e di Berlusconi, e quanto questo potrebbe incidere sull'equilibrio che la sostiene? Dunque, mi ripete le domande una per una, così le rispondo al volo. La prima è se Berlusconi aveva minacciato questa situazione, le aveva mai fatto mistero di questa decisione. No, la seconda è se ritiene che si possa fare una legge elettorale con un pezzo importante della grande maggioranza che teneva in piedi il governo. Sulla seconda le dico che ho sempre pensato che le riforme istituzionali, costituzionali ed elettorali debbano essere fatte cercando il consenso di tutto il Parlamento, a partire dalla maggioranza naturalmente, ma anche con tutti, quindi non cambia la posizione in questo, anzi lo ricercheremo al massimo. E la terza? Componente nuovo centrodestra che si dichiara apertamente alleata di Silvio Berlusconi possa subire delle influenze determinate, mi passi il termine, dagli umori del vecchio leader. Su questa domanda, diciamo, la risposta è la stessa che ho dato alla sua collega Colucci prima, cioè rimane una maggioranza tra forze politiche diverse tra di loro e tra forze politiche che si sono presentate come alternative alle elezioni, e in questo senso
come capita in altri paesi europei, questa differenza è una differenza che rimane forte e rimane questa necessità di un incontro tra forze politiche che sono diverse tra di loro. Ben. Buongiorno Presidente, Terzulli TG3. Alla luce di questo nuovo assetto della maggioranza, resterà inalterata la compagine ministeriale? Il tema della squadra di governo è un tema che non si pone. Per adesso è un problema che non mi sembra che si ponga, la squadra di governo continua a lavorare così com'è. Evidente, mi aspetto atti conseguenti da parlamentari, da membri di governo che decidano, che fanno parte del governo, ma decidono di sostenere Forza Italia e che non hanno appunto votato la fiducia stanotte e che fanno parte del governo, mi aspetto atti conseguenti, cioè, mi aspetto insomma che tirino le conseguenze. Paolo Biondi, Reuters, e volevo sapere cosa pensa della trattativa in corso fra la Merkel e l'SPD e se trarrà esempio per il nuovo patto della sua nuova maggioranza. Sono vicende molto diverse, quindi credo che debbano rimanere molto separate, però la notizia che arriva da Berlino stanotte di un passo avanti decisivo sul programma e sul negoziato, sul programma della grande coalizione tedesca, mi sembra una notizia positiva perché è passato molto tempo e credo che ci sia bisogno di un governo tedesco il più presto possibile in vista dei prossimi appuntamenti. Già domani sera avremo un Consiglio europeo, un vertice europeo a Vilnius sul tema del partenariato orientale, quindi c'è bisogno che tutti i governi, quello tedesco in particolare, siano nel piano delle loro funzioni e mi aspetto, spero di leggere ovviamente i contenuti di quel patto di coalizione, spero che siano contenuti convergenti con le nostre tesi sulla necessità di un rafforzamento in termini europeisti dell'Unione e delle prossime scelte che dovremo fare. Presidente, lei ha spesso fatto riferimento alle elezioni europee di primavera dicendo che insomma lì la divisione sarà tra insomma un po' chi sostiene l'Europa e chi invece no, chi va contro. Lei si aspetta che questa divisione in qualche modo marchi le differenze nel centrodestra, nella divisione che si è creata adesso nel centrodestra, insomma con il nuovo centrodestra forse più europeista e invece la parte che fa capo all'ala più estrema che potrebbe andare verso una campagna contro l'Europa? Io spero che nel nostro paese sia il più ridotto possibile il rischio e la tentazione delle forze politiche di cavalcare il populismo anti-europeista. Quindi io non auspico assolutamente che ci siano derive anti-europeiste da parte di nessuno. Spero anzi che si vada a una campagna elettorale per le elezioni europee in cui ognuno proponga idee di Europa, idee di avanzamento e quindi non voglio spingere, sollecitare o provocare derive anti-europeiste da parte di nessuno. Quello che è certo è che la maggioranza, i 171 di stanotte, che ripeto, è una cifra molto importante, numericamente molto significativa, pari alla maggioranza che più ampia che Berlusconi ha avuto negli anni scorsi, tutt'altro che risicata, 171 a 135. Questa maggiore unità e coesione è anche data dal fatto che sull'Europa c'è sicuramente una maggiore unità e coesione tra i partiti che sostengono oggi questo il governo e dentro questa maggioranza, e ci avviciniamo a tappe forzate, a momenti che saranno molto impegnativi, sono i momenti legati alle elezioni europee e i momenti legati al semestre di presidenza europea, quindi nei quali c'è bisogno di un governo che sia molto molto coeso anche e soprattutto su questa bussola europea che rappresenta, come penso sappiate, forse uno dei punti cardinali per me più importanti, quello di una Italia che abbia i conti a posto, cresca, sia in grado di non avere problemi a casa e quindi abbia una voce credibile per far andare avanti l'Europa su una strada migliore rispetto a quella che l'Europa ha tenuto in questi anni. Questo è il mantra, questo è l'obiettivo sul quale lavoriamo.
la tappa di stanotte è una tappa che sicuramente ci avvicina a quell'obiettivo. Grazie.